start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Pileup, un gioco uscito il 2 di giugno, costa 9,70€. E che cos'è? È un puzzle game davvero molto molto interessante che potrebbe crearvi qualche dipendenza. In pratica non è nulla di originale, nel senso che si sono già visti giochi simili. Ed è un gioco dove dobbiamo andare a costruire una città su un piano, diciamo liscio, delle isole chiamate. Il gioco in early access, ci resterà 8-10 mesi insomma, approssimativamente, da quanto dice lo sviluppatore, e aggiungeranno nuove isole e cose varie. Ci sono la sandbox o la regular, e praticamente qua nel menu principale poi abbiamo modo di andare a via via sbloccare le varie cose, le varie strutture che possiamo costruire all'interno della città. Io ho appena fatto il tutorial. Vedete, ci sono altre isole, ce ne sono due al momento. Facciamo Rectaland, la chiamiamo Stackland, non mi interessa mettergli il nome, e la iniziamo a giocare. Il gioco è suddiviso a turni, dove noi potremo piazzare, ruotando, mettendoli come meglio crediamo, i vari edifici. I vari edifici possono essere edifici residenziali o industrie, o discariche, giardini e cose varie. L'obiettivo è quello di aumentare il numero di cittadini, far salire di livello l'isola ed evitare che ci mandino via perché i cittadini sono infelici. A volte i cittadini muoiono anche. All'inizio abbiamo questa scelta. Abbiamo degli edifici che possiamo piazzare. Small house, home office. Praticamente possiamo mettere, c'è la descrizione, di ogni casa. Allora, praticamente noi piazziamo la casa è piccolina, questa la possiamo ruotare, ma vedete che iniziamo a piazzarle. Vedete che queste case hanno delle necessità, tipo energia elettrica e natura. Allora, casa, quella lì ne abbiamo una sola. Io adesso gli metto questo qui. Mannaggia, li mettiamo tutte qui. Che vedevo di... Mettiamo qua così che sporge. Ok. Poi praticamente abbiamo garden e portable house, è una casetta portatile questa, non so, mettiamola qui. E questa ha bisogno di altre cose, tipo di gas credo sia, e abbiamo anche questo. Allora, aspettate un secondo che... Con il tasto, vabbè, noi possiamo ruotare la visuale, fare il panning, insomma, della visuale. Possiamo, premendo il tasto CTRL, andare a posizionare il nostro gardenless house. No, casa senza giardino. Ah no, ok, pensavo fosse già un giardino questo, niente. Allora, la mettiamo di qua. Sporgente di là, così guadagniamo un po' di spazio. Ok. Abbiamo fatto salire i cittadini, ne abbiamo un'altra, quindi la magari la mettiamo qui, accumuliamo. Sto giocando male, però insomma. Ok, abbiamo accumulato altri edifici. Praticamente abbiamo la factory house che genererà una casa. Abbiamo requirement factory che ci genererà edifici, anche questa. E la support che ci creerà un supporto nel senso di un piano per poter sostenere qualcosa. Quindi iniziamo a piazzare questa, la facciamo una zona un po' più industriale, la mettiamo qua nell'angolo, e la requirement la mettiamo qua sopra. Ok, abbiamo completato, vabbè. Ok, tecnicamente dovremmo aver finito. Passiamo il turno. Vediamo, prenderemo altre carte. Qua vedete che c'è l'esigenza di avere qualcosa. Vedete che l'industria ha prodotto una casa, ha prodotto una piattaforma e una gas tank. La gas tank è richiesta da queste. Qua chiedono energia elettrica e natura, ma natura non abbiamo ancora nulla. Quindi io inizierei a piazzare una gas tank che vada a coprire queste zone qua. Credo che possa, la possiamo fare qui, e poi qua ci piazziamo la gas tank in modo che vada a rifornire questi
giusto per farvi vedere che vedete abbiamo accontentato ed è comparso questo menu in basso a sinistra che ci mostra la felicità, quanti sono morti, insomma, e qual è la soddisfazione attuale. Mettiamo la casa anche qui e dovrò piazzarci un giardino non appena possibile. Qua bisogna stare attenti perché è una zona esplosiva. Tecnicamente dovremmo aver finito, quindi continuiamo. Ovviamente io non lo so padroneggiare questo gioco, quindi prendetelo per quello che è, insomma, vi sto mostrando un pochino più o meno a grandi linee. Water tank, ma nessuno ha bisogno di water tank. Qua abbiamo una portable house, che è una di quelle piccole, la piazzo sempre qui, perché non ho altro modo di piazzarle altrove. Ha bisogno di energia, questi non hanno bisogno di niente, però io gliela metto qui. Leaking, leaking, leaking. Cosa vuol dire che va in perdita qui? Cioè, non capisco. Vabbè, la metto lì. Che probabilmente gli crea qualche disagio, diciamo, a... No, forse perché prende l'acqua da sotto. Va bene, vediamo. Stiamo andando non malaccio, ma neanche bene, perché comunque la... No, non sono per niente felici. Allora, Electric Generator. Questo dovrebbe essere una bella svolta. Perché qua potrebbe prendere fuoco, però... Infatti è quello che è successo. Avrei fatto contenti tanti, ma purtroppo abbiamo fatto una gran brutta fine perché ha fatto reazione con il... mannaggia, abbiamo già persa la partita. Ora, ricominciamo. Un parco. Il parco lo mettiamo sul tetto, lo possiamo mettere qui, è bruttissimo da vedere, però abbiamo fatto felici i cittadini qui. Quindi al momento... Abbiamo già fatto una strage, purtroppo, però intanto continuiamo a mettere case ed espandiamole. Sì, beh, ci stava. Cioè, è come non giocare a un gioco di questo tipo. Le fabbriche restano su, però abbiamo sempre la produzione di una Gardenless House. La facciamo qua. Probabilmente la Gardenless House ci chiede anche... No, beh, c'è già della natura qua sopra, quindi... superisce, però qua abbiamo mancanza di gas ed elettricità. Questo è un gran problema perché abbiamo già visto prima che cosa abbiamo combinato. Comunque bisogna sempre tenere a mente che possiamo ruotare la visuale e vedere che qua c'è parecchio spazio. Home office, quindi noi la ruotiamo, la mettiamo qua e iniziamo a rimettere in piedi una città. Allora passiamo il turno, riusciremo a farla livellare bene e adesso stiamo andando avanti con piccoli edifici alla volta. Non riesco a piazzarlo perché lì non c'è spazio. Sì, anche perché qua abbiamo il supporto di... la mettiamo qua, va. Intanto continuiamo a osservare che cosa ha bisogno di natura. Che brutta, ma è orrenda, me ne rendo conto, senza bisogno che me lo scriviate sotto. E al momento stiamo andando molto male perché abbiamo una produzione di... l'ho messa qua sopra per sbaglio, qua bisogna sempre fare attenzione. Abbiamo solo un edificio alla volta, non abbiamo modo di farne altri, non abbiamo... Ok, adesso forse Water Tank provvede ai bisogni di acqua nel suo range. Allora, di acqua hanno bisogno delle case qua, quindi potrei metterla qui. Vediamo se me la lascia mettere. Ok, qua li ho fatto felici, ma ha demolito qualcosa. Sì, abbiamo demolito tutto, abbiamo anche aumentato il numero di vittime, ma di brutto, brutto, brutto. Mamma mia quanto stiamo andando male, ma scusate, adesso facciamo forfè. No, giusto per... riproviamo perché stiamo andando veramente male. Sì, back to menu, dai, la rifacciamo perché adesso, ragazzi, un po' va bene, non abbiamo sbloccato niente, immagino. No, abbiamo 50 punti, 50 rottami, ma non possiamo sbloccare nessuna nuova struttura. C'è la fabbrica delle auto qua, meccanico. È interessante perché poi si sbloccano cose ed è in early access, quindi tante cose le aggiungeranno poi nel corso dei mesi, entro fine anno, poi penso inizio anno prossimo, poi uscirà in 1.0. Non è in italiano, ma non se ne sente minimamente il bisogno, parere mio. Allora, ricominciamo, riproviamo di nuovo, cerchiamo di farla un pochino più logica, cercando di fare un po' di rottami, perché l'altra volta non è andata molto bene. Allora, home office, le iniziamo a mettere qua, le case io le metterei un po' sporgenti per guadagnare un po' di spazio. 1, 2 e 3,
Perfetto, poi abbiamo la Portable House che potrebbe magari anche starci di qua. Vediamo, sì, fantastico. Gardenless House la mettiamo sempre qui, che sporge fuori un pochino. Che dite? Sì. Due piani, la metto qua nell'angolo così. E qua la Small House che piazziamo sul... qua. Perfetto, ora abbiamo l'House Factory. L'House Factory la mettiamo qua sul bordo, che così non c'era. Requirement Factory gliela mettiamo sul tetto. E poi abbiamo la Support Factory, che facciamo una zona di questo tipo, così. Ok, passiamo il turno. Iniziamo a tenerle ben separate. Ora, abbiamo il water tank per chi ha bisogno d'acqua, e lì qualcuno ha bisogno d'acqua, però ci sta dicendo che in pratica gli dà fastidio, perché demolirebbe la casa e degli errori che abbiamo fatto prima. Di acqua hanno bisogno anche le case qua, quindi io gliela piazzo qui. Non arriva a coprire questa zona, però potrei metterla al centro qui. Ok, e fa felici tutti. Non è bellissima, però va bene. Abbiamo il supporto qui, che non saprei dove metterlo, però questo potrebbe essere comodo piazzarlo qui. E poi abbiamo una gardenless house che andiamo a mettere qui. Ok. Già meglio di prima, insomma, non benissimo, ma già meglio. Che poi è bellissimo perché si sviluppa tantissimo in verticale. Allora, park. Allora, vediamo un attimo. Provide Nether, Nature. Nature ha bisogno di qua. Quindi il parco possiamo metterlo qui. On the roof. E quelli sono felici. Qua abbiamo un home office. Poi bisogna iniziare a studiare anche che cosa avranno bisogno queste case, mettere le case simili vicine in modo da soddisfare più bisogni insieme. Qua c'è energia e c'è gas, cosa che cercheremo di non fare, cioè di metterli vicini di nuovo. Qua abbiamo il gas tank, che il gas hanno bisogno tutti qua, quindi io lo piazzerei magari qui sul tetto. Vediamo se me lo fa mettere. Sì, perfetto. Stiamo andando bene perché siamo più felici adesso. E poi ci piazziamo una portable house qua davanti. Ora, abbiamo bisogno di mettere anche l'elettricità per soddisfare queste necessità di qua. Vediamo se... eccola qua, è arrivata. È arrivata e ovviamente ci dice qui no buono. Quindi io la piazzo qui. Ignition, non c'è rischio. Quindi la piazzo qui e facciamo felici anche questi. E stiamo andando alla grandissima... home office, io l'home office magari gliela piazzo qui in modo da... ho bisogno d'acqua questa, qui manca acqua, però l'acqua è il... non credo dia fastidio al gas, quindi la possiamo mettere vicino. Abbiamo un'altra portable house che magari ci piazziamo qua sotto. Andiamo avanti, stiamo andando avanti a rilento adesso, arriva solo un edificio alla volta. Poi pian piano mettiamo varie portable house, le mettiamo sempre qui. Dobbiamo tenere d'occhio anche questa zona, perché qua sotto c'è il generatore. Andiamo avanti, speriamo arrivino più edifici. No, continua ad arrivare una casa gardenless house, che però essendo gardenless la mettiamo qui e il giardino è vicino, quindi non ne sente neanche bisogno. Appunto perché c'è il giardino sul tetto. E ancora home office, che poi ci indica ogni tanto quello che ci dà, quello di cui ha bisogno. Quindi beh, io la piazzo qui adesso questa. Ha bisogno di corrente e la corrente la riceve, quindi ottimo. Beh dai, non sta andando neanche malissimo. Qua abbiamo un park. Qua hanno bisogno, sì, quindi io ci piazzo un home office anche qui, magari coprendo questo e piazzandoci poi questo. Ok. Nuovo questo. Complesso di appartamenti. I muri sono sottili, fai attenzione. Quindi ci sta dicendo che... non lo so, però
qua abbiamo 54 cittadini in più che sono contenti perché vedo che non abbiamo granché di bisogni, a parte il gas che non gli arriva e l'acqua che manca. No, allora no, beh, direi che... Però intanto volevo arrivare almeno 600, perché ci ha aggiunto 54 persone. Ok, complesso di appartamenti possiamo piazzarli ancora qui, però io li metterei qua, così abbiamo il gas vicino. Vediamo se devo fare attenzione dove lo metto, perché... Ok, mettiamo vicino al gas. E questi sono contenti. Ne abbiamo quasi oltre 600. Siamo ben felici. Ci sono quelli di qua che non sono proprio felicissimi. Speriamo di pescare un qualcosa d'acqua. Invece no, perché continuiamo a pescare la Big House. Ho sentito che c'è un grande party dentro. Questa è una grande casa. Quindi una grande casa la mettiamo qua. Vediamo com'è. Mettiamola qui, così. Stockland Villa. Ok, siamo aumentati di rank e quindi la casa è diventata più grande. Adesso si fa fatica anche a vedere dentro. Generator, Watchtower. Ok, praticamente queste sono delle carte. A volte ci fanno scegliere. Infatti, possiamo aprire questi. Dentro ci sono tre casinò. Ok. Ok, questo ci genera l'Action Factory, ci genera tre casinò. Questa ci genera Watchmaker, una Watchtower ogni tre turni. E, ma onestamente non so cosa farmene, io la piazzo qui, ma... Ah no, scusate, sto... Ok, Watchtower la mettiamo qui. Che l'ho messa anche al contrario. Ah no, 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 ok. Un House Factory la piazzo, mannaggia, si sta facendo molto molto complicata la cosa. Non posso neanche eliminare e la metto qui, e qui Action Factory la piazzo qui. Sta diventando complessa la situa perché non si capisce più una ceppa. Se io annullassi a questo punto la partita, Portable House, se io adesso facessi resign, forfeit, ok, vabbè, questo era giusto per farvi vedere come funziona, ma voglio vedere se mi ha tenuto i punti che ho guadagnato in modo da poterli spendere. Ne ho 170, quindi posso prendere la meccanica. Quindi avrò questa nuova possibilità di usare appunto l'industria, 5 building di meccanica. Ok, perfetto. Questo è Pile Up, 9,70€, assolutamente ottimo prezzo per quello che ha da offrire, calcolando che un gioco simile, che però io non ho padroneggiato benissimo, era Dwarf Romantic, che a tanti di voi è piaciuto, questo potrebbe essere la svolta. Fatemi sapere sotto, come al solito, nei commenti che cosa ne pensate. Alla prossima e ciao ciao!